Ma cosa credevate? Che Oko e Uro non ve li portavo, ragazzi? Welcome back su Vaina Extra ed ecco voi l'ennesima no banned list di questo bellissimo no banned di Storic Event. Allora, tocca a Oko e Uro, che qui vedete in 8 pair, 4 Oko, 4 Uro, tocca a, ovviamente, Oka Brainstorm e tocca a Field of the Dead come carte bannate. Il tutto condito con un sano 3 pair di The One Ring, un 3 pair di Counterspell, un 3 pair di Memory Lapse. Questo mazzo è solo carte bannate praticamente, e di 4 Primavel Titan ovviamente per andare a cercare le terre con cui chiudere. Grazie alla terra bannata da Historic, ovvero la già citata Field of the Dead. Il resto sono Counter e Rampini, nulla di più, nulla di meno. Non c'è una vera win condition se non quella. Vediamo se già così questo mazzo può essere sufficiente per portarsi a casa delle partite in questo formato. Io credo di sì, anzi temo di sì. Il che farebbe di Oko ancora una carta super rotta, di Uro un'altra che gli va dietro. Anche se secondo me Oko in realtà in questo formato forse è anche ora che ci torni. Potrebbe essere. Alpal. Vediamo un po' come se la cava questo mazzo. Allora, fare Oko di secondo non mi fa schifo. Però ci serve una terra blu e lui sta malligando a cannone, quindi penso che vinceremo automaticamente. Vediamo. Voilà. E questo è il brutto di questo formato, ragazzi. Ve lo faccio vedere lo stesso, lo monto, Perché questa è una vergogna. Se avessero voluto provare solamente le carte che potevano testare effettivamente, non avrebbero inserito Tibal Trickery, che tra l'altro è un'immagine dell'evento, non avrebbero inserito Channel, eccetera, eccetera. Quindi un po' male questa cosa, è un po' male, però 20 gemme gratis. Ecco, una cosa che vi posso dire è che questo evento, per i nuovi giocatori, è ex-pagogo, perché si fanno molto presto le 15 vittorie. Daniel Guerrero. Vediamo se Daniel Guerrero sarà la nostra prima vera partita. Forse sì, sta mano è molto bella tra l'altro. Branza di primo vai, di secondo Memory Lapse. Se troviamo una terra riusciamo a fare Uro e Oko. Lui non fa scarto, noi troviamo le terre, rimettiamo in cima Oko e Uro. Non sembra male, però ovviamente Oko qui perché adesso siamo open. Ma avere più Oko è più forte che avere più Uro, in teoria. Non siamo messi male, Se adesso lui prova a fare una combo, uno scarto, comunque Memory Lapse gli fa Time Walk. Secondo me questa gliel'abbiamo fatta fare. Non voglio sprecare Memory Lapse qui. Sì, decisamente. Il signor... questa entrava tappata. Questo giuro che non lo ricordavo. Però va bene lo stesso, alla fine siamo ancora open di laps e poi abbiamo solo alcune tra le carte più rotte di Historic. Tra l'altro, ecco, questa sì, la possiamo lapsare. Questa la possiamo lapsare, gli facciamo Time Walk, lui ha tra l'altro un mazzo orribile, perché ha troppe carte. Se fa Toxisa, l'imbarazzo della scelta. Se fa Toxa, sceglie Oko, ovviamente, o qualsiasi scartino, ovviamente. Non sceglie Uro, perché Uro, tra l'altro, sinergizza, a meno che il suo scartino, ovviamente, non esili. Perché attaccare? Perché tanto lo fai all'infinito, no? Certo. Beh, è arrivato il momento di iniziare a fare le porcate, ragazzi. Le porcate. Andiamo a 13. E iniziamo a fare le porcate. Vai. Basta prendere tempo. Se poi peschiamo un paio di terre, noi siamo contentissimi. Per di più, lui si difende da solo. Vorrei provare a portare anche la versione che aveva portato Zio Garbe con solo Oka, terre e Oko, però... non so quanto effettivamente potrebbe funzionare. Forse sì, forse funzionerebbe lo stesso. Beh, oppo proprio un mono black brutto, perché si può giocare Rito. O forse non sta vedendo le carte giuste, eh? Potrebbe essere che non sta vedendo le carte giuste. Guarda, non lo metto in dubbio, perché potrebbe essere. Questi danni a Oko sono assolutamente superflui, non fanno nulla. Non ha senso fare questa cosa qui. Tanto Oko rimane su. E per di più ora possiamo iniziare ad avere dei blocchi, abbiamo Memory Lapse. Ma sai che io qui faccio... ma Dio, io qui farei che animo il food. Sì, animiamo il food. Facciamo Uro. Peschiamo, magari troviamo anche terra stappata e facciamo Lapse.
Tanto riguadagniamo anche vite importanti. Terra stappata c'è. La mettiamo sul campo di battaglia. E ragazzi, qua secondo me abbiamo già vinto. Potremmo anche menarlo. Lo meniamo. Secondo me questa partita è già finita, ragazzi. Perché finché siamo in controllo di Memory Lapse, lui salta sempre il suo turno. Può fare tutti i token che vuole. Ma Oko e Uro, salvo appoggiare, boh, qualcosa che passa i nostri counterspell. Non lo so, non lo vedo agilissimo, eh. Ma non lo vedo agilissimo mai. La seconda invasion. Ma sì, tanto massi su un pezzo. Chi se ne frega? Sì, l'hai fatto. Può diventare grande quanto vuoi la tua armata. Il mio Oko ti ammazza prima. Possiamo counterare di meglio. Ma perché giocano delle carte del cazzo in questo evento, ragazzi? Che senso ha giocare una carta del genere? Ma giocate le carte vere. Potete giocare quello che volete, ragazzi. Giocate le carte rotte. Piuttosto che giocare queste cose qua stupide, basta. Vabbè. Starà testando qualcosa di particolare. Speriamo, dai, vediamola così. Questo non cambia nulla, ragazzi. Questo non cambia nulla. Ed è pronto un altro video a caricare, tra l'altro, bene. Molto bene. Oppo è strano, eh. Parecchio strano. Counterspell. Io qui rifaccio un altro Uro. Restiamo open di Counterspell. Vediamo cosa peschiamo. Elfo di Lanwer. Ci serve? Non credo. No, ho sbagliato, scusate. Facciamo un food. Stiamo open di Counterspell. Stiamo open di blocco. Dai, la partita non ha senso giocarla. Cioè, siamo troppo più forti di lui. Tra l'altro, secondo me si suicida. Secondo me si suicida di invasion, eh. Perché non può mica attaccare con l'invasion. Quindi, boh. Se fa questo, glielo facciamo entrare, eh. Sai che non lo so. Tra l'altro avremmo potuto fare anche Elfo in realtà, perché dopo facciamo Primavera Titan, però sai. Non lo so. Questa carta è così strana. Bisogna vedere come attacca lui. Perché se fa il volante quasi quasi scambio il controllo, poi faccio l'altro Oko. Siamo a 5 carte. Ne manca una sola. Vabbè, a posto. A posto così. È il momento di Uro. È il momento di Uro, ragazzi. Uro vero. A meno che si top deck terra stappata, allora è il momento di Titano e delle nostre cose rotte. Questi attacchi non hanno nessun, veramente, veramente nessun senso. Anche perché adesso ti resetti lui, boh. Non lo so. Vabbè, mazzo di Oppo. Poca fantasia in questo evento. Nel senso che c'è roba, lo riconosco. Ma perché giocarla in questo evento? Rinunciamo a un Oko, a un Uro, scusate. Per fare l'altro Uro e devo dire sti cazzi, visto che tanto è leggendaria. E boh, come puoi reggere una cosa del genere? Tra l'altro troviamo terra anche. Gli possiamo anche rubare Jadar. Gli rubiamo Jadar, dai. Ole. Vai. Prego, Oppo. Prego. Prossimo turno. Primavera Titan. Andiamo a prendere un altro Field of the Dead. E poi chi più ne ha più ne metta, non lo so. Cioè non so cosa possa fare lui qui con 5 mana neri di così incisivo. Magari Asfodelo. Però Asfodelo vuol dire che se andiamo bassi di vita. Cioè tanto Uro attacca, quindi ci riguadagna le vite che perdiamo questo turno. Secondo me la partita proprio non c'è. E questo vi fa capire quanto rotto. Ci ha ammazzato Uro, va bene. Quanto rotto sia Oko. Perché per me Uro ci può stare in questo formato, l'ho già detto. Non mi sembra niente di incredibile Uro. Oko invece... Oko, ragazzi, fa paura e basta. Fa veramente paura e basta. Cioè, fa tutto da solo. Fa veramente tutto da solo. Fa veramente, veramente tutto da solo, Oko. Guarda che non li fai più. Vabbè. Titano vinta. In teoria. Poi. In pratica, vediamo. Ma in teoria non siamo messi troppo male. Field. Combat. Non traderà mai. Farà un buonissimo 4-4 andando a 11 vite. Dalla prossima terra, ragazzi, abbiamo Branza. Non sarà difficile trovarla. Iniziamo a fare token infiniti, praticamente. Ogni terra diventano 3 token, ragazzi. 3-2-2. Field of the Dead chissà come sarebbe ora in Historic, ma forse anche buona, non lo so,
Forse non sarebbe neanche così rotta neanche la Terra. Non lo so. Non lo so, Maggie è talmente veloce che potrebbe veramente essere qualunque cosa. Neanche una Terra? Beh, c'è prima il Titan, quindi va benissimo. Via i rampini che non ci servono a nulla. In particolare via... Teniamo Goose. Sì, teniamo Goose, tanto... È l'unica che vola, ma boh, non so da... Cioè, secondo me, ripeto... Questa partita non sa da fare, nel senso che lui è morto e basta. Lui è morto e basta, ragazzi. Vai. Vai, vai, vai. Ti meno con Titano. Ti meno col 2-2. E tu sei morto. E tu sei morto. Punto. All of the Storm Giants. Terra base. Trigger. Finita. Gioco. Partita. Incontro. Boh, avrà Languish? Non lo so. Non lo so. Secondo me ci stanno comunque adesso nel formato i field. Non è niente di che. Molto lenta ad attivarsi, dai. A che serve fare questo blocco? Vuoi perdere tutto e morire il turno dopo? Ma noi siamo contenti di questa cosa, dai. Vai pure. Perché stiamo giocando, Daniel? Cosa puoi avere in mano di così forte da non morire questo turno che viene, scusami? Abbiamo solo 6 zombie 2-2. Più un 6-6 trample. Vabbè, lui non sa che abbiamo doppio Oko in mano. Qualsiasi terra ci fa roba. Così vai a 4 e muori lo stesso, non è che... Ah no, questa era... Era coso? Era Go for the Throat, scusate. No, resta 6, ma... Abbiamo All of the Storm Giants che mena. Va bene. Ma perché ha submittato l'evento a caso, secondo me, quest'uomo? Secondo me ha submittato l'evento a caso. Pure! Tanto per gradire. Tanto per gradire. GG. GG. Che bello vedere sullo stesso field. Oko, Uro, Anello del Potere, Field of the Dead, eccetera, eccetera. Bello. Andiamo a farne un'altra, dai. Andiamo a farne un'altra. Allora, vi devo dire... C'è un motivo anche per cui non gioco Once Upon a Time in questa lista, che è un'altra delle carte bannate fortissime di Eldraine. Mi piacciono giocare i counter, mi piace tanto giocare i counter, quindi mi piaceva di più l'idea di provare Laps e Counterspell nello stesso mazzo per vedere quanto, come avete visto nella prima partita, riusciamo a gestire. Ragazzi, questa mano è poesia. Questa mano è poesia. Questa mano è Oko o Uro di secondo. Wow, se Oppo non ha removal, disastro vero. Vai, vai. Era meglio fare lei in realtà, credo, per il mana colorato. Però vabbè, indifferente in realtà, eh. Se Oppo non ha rimozione ed è mono red, signore e signori, se non è Tibalt Trickery, forse abbiamo anche già vinto. Però potrebbe essere Trickery. No, è un mazzo vero, ok. Un altro Uro. Beh, io quella la voglio. Perché l'hai fatta con Oko giù? Scusa, ma che cazzata, Oppo. Ma vabbè, non lo conosce, dai. Non è possibile. Non lo conosce. Una terra stappata, per favore. Così facciamo anche Oka. Perfetto. Madonna mia. Ragazzi, ma che bomba di mazzo assurdo. È Oko il problema. Uro qui, è vero, ha fatto un bel turno, ma è un turno all'historic, ci può stare. Cazzarola, Oko è tutto troppo forte, tutto troppo completamente forte. Cioè, ma quando l'hanno progettata davvero non si sono resi conto della merda che stavano scrivendo? Bella Braid sul food. Ma chi lo sa cosa avevano in mente quando l'hanno scritta, ragazzi. È assurdo, è veramente assurdo. Vai, secondo Uro. Secondo Uro. Terra. Oka. Vai. Qui si fa un pezzo, poi scambiamo ancora in due turni e l'altro Oko fa da reset, questo mena. Vai. Che poi possiamo anche vincere così a noi. Non abbiamo bisogno di troppe cose. Avendogli tolto probabilmente quella che è la sua win condition. Ma va bene. Va bene. Va bene.
Vediamo se vincerà di quello. Reckless Impulse, sì. Ma molto strano il mazzo di Oppo comunque, eh. Meniamo. Raga, finché abbiamo le possibilità di menare, qui si mena. Cioè, non è che siamo qua a pettinare le bambole, a cucinare le pentole, no? 4 danni. Altro elfo. Non può fare Minor Misstep. Non ho intenzione di fare l'altro Uro ora. Oco, scusate, l'altro Oco ora. Anche se in realtà fare l'altro Oco ora metterebbe la prima carta nel cimitero. Ma finché c'è Oco c'è speranza. Secondo me non abbiamo bisogno di altro. Non abbiamo bisogno. Lui dovrà fare delle spell prima o poi per fare X cose, no? Noi guadagniamo tempo e poi quando arriva un titano, tanti cari saluti. Che poi le nostre counterspell potrebbero far flippare Smoldering Gag anche, eh? Tutta roba bella. Tutta roba bella, incredibile. Lui è un IZ spell. Forse fa anche turni infiniti. Boh, vorrei un counterspell per star tranquillo, ecco. Li fa davvero i turni, secondo me, eh? In vari modi. Beh, facciamo i food. Facciamo i food e Oco li animerà. Forse lo uccidiamo prima che faccia i turni? Potrebbe essere. Vediamo. Beh, sì, sono abbastanza convinto di volerlo animare. Grazie, gioco. Sì, sono 8 danni. Stiamo vincendo di un Oco, ragazzi. Di un Oco. Vai. Beh, o favratta, o turno, o abbiamo vinto. Ah, vabbè, guadagna 3 vite. Però ti costa del mana questa cosa, eh. E come vince quest'uomo? Non ha pompato mai questo? Non capisco. Mi fai removal, va bene. Quindi guadagni un turno, in poche parole. Ok. Hai guadagnato un turno. Ma la vedo molto grigia, per lui. Cioè, alla fine basta davvero che top deckiamo una counterspell. Hai guadagnato 2 turni, sti cazzi. Secondo me non cambia assolutamente nulla. Ci stiamo facendo un po' la zio garbata, Oco, Uro e basta, eh. La stiamo facendo un po'. Ecco qua, abbiamo vinto. Memory lapse. Ho fatto un food? Ho fatto un food, ho sbagliato. Vabbè, facciamo l'altro Oco, dai. Non voglio menarlo. Scusate, ho attivato l'effetto sbagliato perché avevo fretta. E adesso gli facciamo altri 5 danni. Siamo open di laps. Secondo me la partita è conclusa. L'ha vinta Oco da sola. L'ha vinto Oco da sola. Cioè è troppo forte questa carta qua, dai. È obiettivamente troppo forte. Cioè fare un 3-3 a turno con dei food token è allucinante. Allucinante. L'hai fatto. Un sanissimo danno mi hai fatto. Ok. Poi? Aha. No, guarda, voglio vincerla. Olè. GG. Andiamo alla prossima? Dai, andiamo alla prossima. Faccio un food sacrificando un food. No, dai. Oppo, grazie. GG. Troppo forte, ragazzi. Fuori scala. Fuori scala, davvero. Non ha senso. Non ha senso. Che resti bannato, perché davvero... Per carità, non è Channel, non è Tibal Trickery che spaccano tutto a turno 2. Però, raga, cioè, turno 2 un Planeswalker che da solo vince una partita, basta. Non voglio questo tipo di... Sposti la bilancia. E la sposta, ragazzi, la sposta tanto. Madonna, sì. Mano quasi perfetta, eh. Lui malliga? Quante volte malighi? No, altro mazzo stupido. E non abbiamo counter in mano. Peccato. Batterli con un counter in mano è la cosa più bella che potesse capitare. Vabbè, vediamo cosa succede, dai. Vediamo cosa succede. Magari sta semplicemente malligando perché il suo mazzo non è rotto, ma non sta trovando i pezzi giusti. Vai di Gilded! Vai di Gilded Goose. E vai di Oco. Se Oppo non fa scartino o removal. È un channel deck. Può fare anche scartino. Vediamo. Eccolo là. Via Oco.
E questa branza ci deve salvare. Questa branza ci deve trovare un account, una laps. Ci deve trovare una laps, altrimenti moriamo. Ci deve trovare una laps, perché se fa channel ha vinto lui. Vediamo. Sa che abbiamo branza, però. Però non sa... Beh, questa l'hai fatta. Questo qui va a prendere channel. Qui facciamo branza. E incrociamo le dita che ci sia o una counterspell o una laps. Nessuna delle due. Però Boseiju non è male, vero? Boseiju non è male. È una merda. Boseiju è malissimo, ragazzi, perché... Comunque doppio verde ce l'avrà. Non può non aver fatto il mazzo senza basiche. Io ci provo. Se non ha fatto il mazzo senza basiche... Cioè, se ha fatto il mazzo senza basiche abbiamo vinto. A meno che abbia un'altra terra verde in mano. Ma lui le basiche le ha. Vedi un po'. Vedi un po'. È persa, ragazzi. È proprio persa. A meno che sbagli, tipo, faccia Ulamog, vada tipo a uno in qualche modo e tipo passi un danno in più, ma non... È difficile. È molto difficile. Però già che perda due vite non mi fa schifo. Diura sa vuoto. Channel. Pezzo enorme, vediamo cosa succede. Eccola. E? Che cos'è? È Kozilek. Ok. Non puoi mica castare tanta roba con Kozilek. Avrà un altro channel in mano? Noi abbiamo solo elfi, però. Beh, abbiamo solo elfi, ma abbiamo anche un food. Vai. Vediamo cosa succede. Noi ci mettiamo sotto Loka e un elfo. Quindi guadagniamo un turno. Meniamo per due. Channel non lo può usare tanto. O ha qualcos'altro nel mazzo, tipo Ritio, eccetera, eccetera. Ma in realtà non è detto che abbia vinto. Vediamo. Vediamo. Sicuramente ci ha messo una pressione enorme, ma non ha vinto. E infatti, la portiamo a casa. Raga, fanno cagare quei mazzi lì. Cioè, ci sono delle situazioni in cui muoiono davvero da doppio drop a uno, come avete visto nell'ultimo video, ragazzi. Qui è andata così. Contro Yuralmo, per l'ultima partita di questo video. Allora, keep, perché c'è Oka. E se riusciamo a fare quell'uro T2... Siamo lì. Se riusciamo a fare quell'uro T2. Vediamo. Vai. È il momento della verità. Cioè, T2 no, perché questa è tappata. Però basta una terra stappata top deccata, ovviamente. Vediamo. Ma comunque un turno... Regà, no, allora facciamo così. Allora facciamo così. E il turno dopo li facciamo Oko. Ecco, questa cosa forse è un po' forte. Però, io ripeto, secondo me Uro è gestibile. Potrebbe essere una follia mia, però non mi sembra così rotto per gli story che giochiamo noi. Lui non so che cosa sia. Per me, raga, non è così rotto. Non è così rotto. Ci può stare. Noi poi facciamo Titano e chiudiamo. Qui abbiamo proprio fatto la scurvata perfetta, Questa è proprio una scurvata perfetta. Perfetta. Oh no, ma lui è Tibal Trickery. No, Tibal Trickery no. Speriamo che non giri bene, perché la scurvata... Ultimatum, però è quello sbagliato di Ultimatum. Non è quello forte. Perché gioca il Genesis Ultimatum e non quello che giochiamo in... ma non l'hai lanciato così? Che cazzo di vantaggio hai fatto così? Non ha senso fare quello che ha fatto Oppo, ragazzi. Perché? È l'Ultimatum sbagliato quello lì. Vabbè, Yuralmo, sono cazzi tuoi.
Anello del potere. E se non ha un altro Tibalt Trickery, per lui sono dolori. Per lui sono dolori. Anche perché siamo protetti anche da Ulamog noi, eh. Noi siamo protetti anche da Ulamog. Vai. Non Oko, ovviamente. Vabbè, ma basta metterci sotto l'Oka o l'Elfo. Ha un'altra Tibalt Trickery in mano. Ho capito. Ecco perché. È quello dovevi fare. E invece continua a fare quello sbagliato, per fortuna. Perché giocarli entrambi? Che senso ha? Boh. Vabbè. Non lo so. Per fare delle terre, tra l'altro. Boh, non so, non capisco. Non ha senso, eh. È meglio averla molto più fissa questa... Molto più stabile questa lista qua rispetto a come la sta giocando Oppo. Va bene. Proteggiamolo. No, proteggiamolo con l'Oka. Abbiamo ancora 28 carte. Peschiamo con Anello del Potere. Terra. Titano. Vediamo se abbiamo ancora delle lande. Sì. Terra, terra. Tapped, tapped. Spompiamo il suo Ulamog. E combat. Vai. Prego, Oppo. Hai un'altra trickery in mano? Riesci a fare un ultimatum dalla mano? Qualcosa dalla mano di enorme? Un altro Ulamog dalla mano che ci uccide? Potrebbe essere. Potrebbe essere sì. Potrebbe essere sì. Stiamo a vedere. Stiamo a vedere. Magma Opus. Che però non mi uccide Oko, quindi... Quindi è che ti è servito questa cosa? E poi Tormon Crypt per togliere manualmente il mio Uro. Ma amico, finché c'ho Oko in campo, secondo me non ti serve a nulla fare questa cosa. Sì, credo che non ti serva assolutamente a nulla. Bella Otawara. Teniamo in mano. Ottima pescata Otawara. Anello. Sperando che lui sempre non abbia un altro Ulamog pronto ad attaccarci. Laps. Fantastica. Laps fantastica. Mettiamo in campo però... tutta l'aggressione possibile. Ovviamente attacchiamo anche con Titano. Perché abbiamo Field of the Dead. Vai. Vai pure. Col tuo Ulamog 3-3. Passano due danni, perde il token. Vediamo cosa può andare storto, vai. Fa ultimatum dalla mano, glielo counteriamo con l'Aps. Bellissimo. Anche lui counterato con l'Aps non mi fa schifo. Counterato, rimandato al turno dopo, ovviamente. Ma bisogna vedere se l'Oppo ce l'avrà un turno dopo, perché comunque noi non siamo messi male, con Ranza ora. Molto bene. Via questa e via Oka. Voglio terra in cima per attivare ancora di più Field of the Dead. Quante carte ho? 15. 15. Passano 6, 9. Allora, 1, 4, quindi fa 10, 12 più 3, 15. Vinta, ragazzi. Rotto Tibalt Trickery. Non basta a fermare Oko.
Non basta neanche Tibalt Trickery a fermare Oko, ragazzi. Non basta neanche Tibalt Trickery a fermare Oko. Pazzesco. Veramente pazzesco. GG. Ragazzi, se non vi ho dato dimostrazione con questo mazzo di quanto sia forte questo Planeswalker e di quanto Uro sia carino, ma non così tanto rotto, non so più cosa dirvi. Invece l'Apps un pochino... un pochino l'Apps mi fa ancora riflettere e pensare. Allora, che dirvi? È stato un altro mazzo molto carino da portare in questo evento, che è stato... è divertente, dai. Riconosco che sia divertente da giocare. Quindi ha un suo senso. Però devono bannare Channel, devono bannare Trickery, altrimenti si rischia davvero di andare a... ciampare in quei mazzi lì ogni due o tre partite. Grazie mille per aver visto questo video. Iscrivetevi, lasciate un like, condividetelo se vi è piaciuto. Baina Extra è qui per voi. Un abbraccione dal Baina e a un prossimo video. Ciao ragazzi!